Scatta la Coppa Italia Dilettanti, scontro tra due neopromosse che lo scorso anno hanno vinto i rispettivi gironi di eccellenza per poi affrontarsi nei playoff di fine campionato e legittimare la propria posizione in Serie D. Nel frattempo lo United Riccione ha cambiato denominazione via all'era cassese con in panchina l'ex Sasso Marconi Mattia Gori. La sfida si gioca sul campo della vicina Morciano causa indisponibilità del Nicoletti di Riccione. Arbitra la gara eremitaggio della sezione di Ancona coadiuvato da Mattia Puccinini e Massimiliano Moretti. Neppure il tempo di cedersi lo United Riccione confeziona la prima palla gol dopo 40 secondi. Cimangui sbaglia in fase di impostazione, Panaioli ruba palla all'avversario ma non riesce a bucare la porta difesa dall'ottimo Bruzzi, bravo nella respinta. Lo United insiste, altre trame di bel gioco con Benedetti che scodella al centro, un pallone invitante per la testa di Ebonclet ma il pallone termina di un nulla al lato. La gara si sblocca al minuto 15, ottima l'apertura sulla sinistra a cercare l'ex Rimini Ferrara, il giocatore dinanzi a Bruzzo pecca di freddezza, sulla ribattuta D'Antoni viene steso in area di rigore da Essel, per l'arbitro trattasi di penalty e a munizione per il centrale difensivo ospite. Dal dischetto Benedetti timbra il primo gol ufficiale di stagione, 1-0 per lo United che ora vede la strada spianata. Per la band di Gori c'è ancora tempo per un'altra occasione grazie a questa discesa di Contessa che crea più di un brivido in area ospite. Il gran caldo condiziona la gara, viene fuori alla distanza di Corticella con il tiro di trombetta che non inquadra il bersaglio. Gli ospiti arrivano altre due volte alla conclusione con il portiere bravo a smanacciare dopo un tiro cross proveniente dalla sinistra. Menarini ci prova anche da calcio piazzato ma nulla da fare. A 45esimo Maiano anticipo di testa pezzolato ma la difesa di Riccione si chiude in corner. Dal conseguente calcio d'angolo il colpo di testa di Campagna si perde al lato. Le squadre vanno a riposo sull'1-0. Nella ripresa Riccione dimostra di avere ottimo feeling con le azioni create sotto il minuto. Contessa chiama l'intervento da subito Bruzzi. Passano due minuti i riccionesi si rendono nuovamente pericolosi da calcio piazzato. Tutto da gustare l'appoggio di Abonchelet per Panaioli, numero 10, realizza un tiro giro che si perde di un soffio al lato. Applausi per la compagine riccionese. La replica di Corticella perviene da calcio piazzato, lancio a cercare l'inserimento di Larib che non incide. Incidono come gli ospiti a 10 della fine quando un'azione manovrata con passaggio realizzato in poco spazio manda in porta Michele Trombetta. L'attaccante non si fa pregare ristabilendo la parità in campo. Neppure un giro di lancette neo entrato Casazza sfiora la marcatura. Nel finale Pezzolato realizza un grande intervento ma l'arbitro aveva fermato il gioco qualche istante prima. Ma l'ultima azione dei 90 minuti è a cura del duo riccionese Silvestri Loripaniz, tiro di quest'ultimo fuori misura. Termina qui la gara, per il passaggio del turno sono decisivi i rigori. Sono perfetti i primi 4 tiri dei calciatori che si presentano dal dischetto di cui vediamo la sequenza. Decisivo l'errore per i Corticella di Casazza, mentre l'altro numero 18 in campo, alias Silvestri, manda i suoi avanti con lo United Riccione che accede al secondo turno di Coppa Italia. Con il risultato di 6-5 dopo i calci di rigore.